siamo stati a Milano, Firenze, Bologna, Torino e oggi qui a Roma in piazza per chiedere una cosa molto semplice, una legge per il voto fuori sede. Allora, è un problema molto grande perché comunque si parla di 4 milioni di persone e mezzo, di cui 600.000 giovani. Chissà cosa succederebbe se queste persone tutte votassero, come si sposterebbe l'asse politico? Ci sono diversi studi che dimostrano che un cambiamento ci sarebbe. A noi non interessa verso che parte politica, però l'importante è che c'è un gap di partecipazione che sarebbe molto facile sanare ed è anche per questo che ci battiamo. C'è un senso di frustrazione generale, com'è possibile che l'Italia è l'unico paese nell'Unione Europea, a parte Malta e Cipro, che vabbè sono piccolissimi quindi non hanno nemmeno bisogno di sistemi per il voto fuori sede, a non concedere questa cosa. È aumentata la consapevolezza che questo sia un problema, soprattutto di fronte all'astensionismo crescente. Ci sono delle resistenze, diciamo, burocratico-amministrative da parte del Viminale, perché cambiare il modo di lavorare di un ministero come il Viminale dopo 100 anni che lavora nello stesso modo non è semplicissimo. Ci sono anche delle resistenze politiche. Cioè, questa è una battaglia che come Gioventù Nazionale, il Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia, abbiamo, diciamo, sempre sostenuto, di cercare di trovare una modalità per promuovere appunto l'esercizio dell'elettorato attivo di tutti quei studenti fuori sede. Stiamo parlando ovviamente di milioni di persone che devono spendere centinaia di euro per tornare a casa o rinunciare a una sessione di esami oppure comunque prendere delle ferie se sono dei lavoratori appunto fuori residenza. Ovviamente ci sono, diciamo, delle difficoltà tecniche da dover affrontare per poter mantenere ovviamente la modalità di voto nella maniera, diciamo, più corretta possibile. Noi oggi siamo in grado di dire al Ministero dell'Interno di fare un incontro rapido con tutte le forze politiche e di approvare questa legge rapidamente, perché non si capisce perché in Italia non si dovrebbe riuscire a fare ciò che fanno in Francia, in Spagna, in Germania, cioè in altri paesi avanzati come noi. Questo è un tema che interessa tutte le forze politiche, perché è proprio un tema di affezione dei cittadini alla vita politica e di partecipazione alle decisioni che hanno un impatto per il loro futuro. Qui abbiamo delle valigie, sono le valigie di tanti fuorisede, che sono circa 5 milioni, sono stati stimati, di cittadini e cittadine fuorisede che rinunciano a esercitare un proprio diritto. Quando la politica non ha un'altra maniera che accusare la tecnica, secondo me la politica ha fallito, perché la tecnica deve essere al servizio della volontà politica, della visione di paese che abbiamo, e se noi abbiamo una visione condivisa, non è un caso che in quasi tutti gli altri paesi europei, salvo due, ci siano modalità per farlo. Quindi addurre la scusa della tecnica è una politica molto povera. Serve in questo momento una grande volontà all'inizio di questa nuova legislatura, stiamo partendo adesso, ma servirà moltissima l'azione di pressione che viene da fuori, dalle tante giovani e giovani che aspettano di vedere colmato questo vuoto di democrazia per garantire loro un diritto fondamentale.